Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Oggi mi ha telefonato Riccardo, ex poliziotto dei nuclei operativi speciali della Scientifica, che è stato attaccato con le armi ad energia diretta ad onde convogliate dai satelliti spia in orbita bassa con arma ad energia diretta demodulante che opera per creare defibrillazione cardiaca, blocco respiratorio e aumento fortissimo della pressione sanguigna. Riccardo è dovuto immediatamente scappare al pronto soccorso per farsi fare degli accertamenti e hanno definito i suoi malesseri come un principio di infarto. Pensate come le armi ad energia diretta ad onde convogliate possono interagire con il corpo delle persone e addirittura possono creare infarti, trombosi, leucemie, ischemie cerebrali, neurismi. In più possono portare le persone a una manipolazione tale che le persone stesse deducono attraverso la manipolazione e il controllo radio-ipnotico, deducono di suicidarsi. Stanno creando un olocausto neurale in tutta la nazione e stanno manipolando persone innocenti e stanno sperimentando armi ad energia diretta ad onde convogliate sul corpo di migliaia di persone nel territorio nazionale italiano. Ascoltate Riccardo. Allora, Riccardo, tu sei venuto come ospite al convegno di Allerta Globale il 5 marzo 2017, ci siamo visti, abbiamo parlato, siamo stati insieme tutto il giorno, mi hai spiegato il fatto delle manipolazioni degli attacchi e poi hai fatto anche una testimonianza molto importante al convegno e hai spiegato quello che ti stanno facendo. Io lo voglio ricordare su questa intervista che stiamo facendo che Riccardo è un ex poliziotto del reparto operativi speciali della Scientifica che a causa della sua onestà, che oggi come oggi è un preso, ha fatto delle indagini che praticamente facevano oppure trovavano delle soluzioni e queste soluzioni purtroppo erano scomode per qualcuno e Riccardo è stato un po' attaccato dalle tecnologie del controllo mentale attraverso le manipolazioni dirette. Però adesso Riccardo ci parlerà e ci dirà quello che lui gli è accaduto e che gli è successo in questi ultimi giorni. Allora, Riccardo, dici tutto quello che ti sta accadendo e tu, e quello che ti hanno fatto praticamente. Ok, intanto buongiorno Emiliano e buongiorno a tutti gli amici che ci ascoltano. Ho avuto il piacere di assistere al convegno di Allerta Globale, tenuto qualche giorno fa a Roma, nel quale sono anch'io intervenuto con la mia esperienza. In seguito a quell'intervento non ho avuto più pace in questi 2 giorni, tant'è che mi accorgevo di continui. Per dire continue, e lo ribadisco, attacchi, soprattutto nell'ambito della pressione sanguigna, che è facilmente ottenibile un rialzo, tra virgolette, con armi e energie dirette, fino a livelli che sono stati costretti a ricoverarmi. Allora, per questo ricovero perderò 2 giorni di lavoro, e quindi pagheranno tutti i cittadini italiani, per un attacco fatto da personaggi ignoti, diciamolo, e che il nostro sistema non vuole combattere. Quindi, cos'è il nostro sistema? È il potere politico. Il potere politico gestisce le intelligence, potrebbero fermarli, ma non lo fanno. Ecco qual è il nesso un pochino della situazione. La mia pressione è arrivata alla massima 212, la minima 142, praticamente da infarto. Tant'è che all'ospedale sono stati costretti a fare gli enzimi tipici dell'infarto, cosa che non c'era presente, Ma c'è un referto medico che ho prova questo? tutto a disposizione, tutto a disposizione, che quando finirò il periodo della malattia, perché ora sono a fare la malattia a casa, manderò all'autorità giudiziaria e cercherò di investire loro nuovamente, perché una situazione così è intollerabile. Questo stalking di Stato è paragonabile al terrorismo, che nemmeno l'intelligence può fare, secondo la legge Frattini.
quindi è un tentato omicidio e quindi non possono farlo. Il tentato omicidio è vietato anche all'intelligence. Pertanto chi fa questo, ma conoscete la tecnica dell'intelligence micro-macro? Allora, tu accusi l'intelligence e l'intelligence fa in modo che tu, alla fine lo scontro avvenga tra te e il vicino di casa. Questo significa trasformare un conflitto macro in uno micro. Cioè, che pensavi fosse l'intelligence invece era il vicino, ma guarda che sbadato non ci ha guardato, oppure il parente, oppure l'amico. Non ci cascate. Quando c'è questi conflitti sono loro, è il loro modus operandi. E denunciate non solo l'intelligence, ma anche il Presidente del Consiglio, il Ministro della Difesa e il Ministro dell'Interno, che sono i tre ministri che possono decidere sull'intelligence, il COSAPIR si chiama. Allora, qui mi fermo e dico, perché sono venuto a conoscenza che anche altri ragazzi che dovevano venire al convegno sono stati attaccati, e in maniera anche vigliacca e dura. A me mi hanno attaccato dopo, perché io non ci dovevo venire. Sì, invece questi ragazzi mi hanno chiamato a me, queste due ragazze che stavano venendo dall'Alta Italia, avevano già i biglietti pronti del treno, tutta la notte, cioè tutto il 4 a notte li hanno attaccati con armi ad energia diretta, onde convogliate, mal di testa fortissimi, bruciori, e addirittura avevano delle tachicardie e anomale, e quando hanno cercato di svegliarsi la mattina per prendere il treno sono arrivate tardi, perché non avevano dormito tutta la notte a causa di questi attacchi e queste manipolazioni. Infatti erano disperate, addirittura c'erano delle persone sia all'interno del convegno che mentre stavano lì sedute ad ascoltare il convegno hanno avuto dei malesseri, hanno avuto dei disturbi, hanno avuto delle frequenze anomale sul corpo. Addirittura un ragazzo, alla fine del convegno abbiamo fatto una piccola analisi, e lui diceva che sentiva le voci dirette in testa, e ho fatto l'analisi con il misuratore dei campi elettromagnetici, che aveva dei campi elettromagnetici fortissimi su tutto il corpo, che è una cosa praticamente inusuale su una persona che non è collegata a nessun tipo di sistema elettrico. In più c'era una ragazza o polacca o rumena, polacca. Quando si è avvicinata vicino al tavolo, è venuta a parlare con me e mi ha detto: ma mi può fare l'analisi per vedere se ho delle frequenze elettromagnetiche sul corpo? Gli hanno scollegato tutto. Ha detto: ma com'è possibile? Adesso non c'è più nessun disturbo, come stavo cadendo sul palco mi hanno levato tutto. Addirittura stava diventando fredda, c'aveva i brividi di freddo perché avevano scollegato le frequenze a microonde o le frequenze elettromagnetiche sul corpo. Tipico. Era rimasta a bocca aperta. Poi non so se te, Riccardo, l'hai vista la scena quando la signora è venuta sul palco, sì, che io stavo con l'antennina, c'eri anche te? Allora, confermo innanzitutto tutte le patologie che le ragazze che dovevano venire e non sono venute, sono state fatte anche su di me, tant'è che nel reperto medico ho già scritto tutto questo, misurando la pressione, misurando tutta la serie di cose, e io con un mal di testa allucinante mai avuto in questo periodo, insomma. Due, la signora polacca l'ho visto, ho visto tutto lì, perché c'era tutto insieme, e sì, la stessa mi ha testimoniato questa cosa. Tre, nel palco mi sono nell'attimo di pausa mi sono misurato il campo magnetico addosso, e in tre punti ho trovato un campo magnetico allucinante: uno nella testa, due vicino all'orecchio, su vicino all'orecchio, esatto, uno nel linguine sinistro e uno nel polpaccio sinistro. È una cosa allucinante. Ti ricordi che stava sul polpaccio? Infatti se sentivano le frequenze forti, infatti le dicevi che avevi dei fortissimi dolori. Esatto, quello è, perché ragazzi, tenete duro, teniamo duro, la vita è difficile, però non possiamo cedere a degli assassini di Stato, non possiamo cedere a persone pericolose, dobbiamo reagire con la legge, e io mi permetto di dire, per quanto mi riguarda, la Costituzione italiana e la Bibbia. E certo. Puoi dire ancora qualche altra cosa, Riccardo, a chi ci sta ascoltando? Sì. Mi sono permesso stamattina di segnalare quello che avviene in Italia in due link particolari, uno della Unione Europea e uno dell'ONU, che in Italia avvengono torture elettroniche. Probabilmente sono cose già sapute, però io mi sono permesso comunque di ribadirlo, e invito tutti a fare una cosa del genere. E certo, perché le persone purtroppo, se non denunciano, se non fanno dei video testimonianza, se non fanno delle interviste testimonianza, diventano loro complici
perché se le persone non fanno capire quello che viene praticamente fatto al loro corpo, ai loro familiari, ai loro parenti, è come se occultano un crimine contro l'umanità, un crimine contro la popolazione inerme, e quindi questa cosa deve essere denunciata, ma tutti insieme la dobbiamo denunciare. Sono d'accordo con te, signor Emiliano, è la cosa giusta. Sì, perché purtroppo è questa la cosa, cioè la gente, tante persone hanno paura e non fanno niente, si chiudono dentro casa e subiscono torture per anni, e molti poverini non ce la fanno a subire queste torture, queste manipolazioni, e tanti si tolgono la vita perché dicono: perché vengo attaccato in questo modo, perché mi minacciano attraverso queste armi psicotroniche che sono sparate all'interno dei condotti uditivi, all'interno del cervello, che gli creano lavaggi del cervello continui, minacce, cioè sul riscaldamento del corpo, testicoli, polmoni, cuore, defibrillazioni, attacchi, mal di testa fortissimi, cioè la gente non può fare niente, non riesce più a vivere una vita normale. E non può difendersi, è un nemico che non si vede. Certo. Tu non c'hai il classico, diciamo così, il delinquente che ti viene in casa a rubare e lo vedi, che ti minaccia, eccetera. No, non è così. Ti entrano in casa in un altro modo, con tecnologie che non si conosce, perché il cittadino medio non conosce queste tecnologie, se uno non è un esperto, magari come te, che ha fatto determinati studi o determinati accertamenti tecnici. Per cui immaginate persone che si sentono oggi in un modo, domani gli cambia proprio il carattere, perché riescono a fare anche questo. Il cambio di personalità totale, no? Di personalità totale. Ti possono far diventare gay, ti possono far diventare in tutti i modi che loro vogliano. Sì, è vero. E non è vero che tu sei in quel modo. Lo so, perché loro ti fanno credere una realtà distorta manipolando la tua mente attraverso i lavaggi del cervello, le torture e le manipolazioni cerebrali. Il candidato manciuriano è proprio la persona che viene prima sottoposta a lavaggi del cervello e torture, con attacchi di tutti i generi, poi riformattano il cervello della persona e poi lo riprogrammano facendolo diventare quello che loro vogliono, perché ormai la persona è diventata uno zombie, un narcoletico, non capisce più quello che è la realtà o la manipolazione, e quindi esegue gli ordini impartiti attraverso il radiocontrollo satellitare, attraverso le manipolazioni cerebrali. Esatto, se tu sai che ti succede questo hai più forza per opporti, se tu non lo sai ci cadi sicuramente. Beh sì, e purtroppo è così. Va bene, allora saluto Riccardo, voglio ricordare che Riccardo non è una persona qualunque, è una persona laureata, ex agente dei parti operativi della speciale, della scientifica, giusto? Sì, esatto. Esperto di determinati... conosco tutte le tecnologie del caso. Tecnologie, esperto in determinate analisi, e quindi... Non è che una persona così che si alza la mattina e dice: oddio, ho il mal di testa. Qui si parla proprio di persone delle forze dell'ordine o ex persone delle forze dell'ordine che vengono attaccate a questi sistemi. Ma io penso e ce ne sono tanti, da poliziotti, carabinieri, finanzieri che vengono attaccati, addirittura vengono indotti al suicidio e fanno credere che essi si suicidano perché vogliono passare a lavorare nell'intelligence cambiando nome. Non è vero. Li uccidano perché sono persone che hanno più resistenza e quindi sono un terreno fertile per la sperimentazione. È vero, è proprio così. Va bene, ringrazio Riccardo per la sua testimonianza e un saluto a tutti. Per tutte le persone che vogliono testimoniare sulla radio web di Emiliano Babilonia, vittime del controllo rurale, @gmail.com, e seguite i miei canali Angeli Custodi e MK Ultra Italia su YouTube o Emiliano Babilonia YouTube. Grazie a tutti, amici. Buonasera a tutti.